è mia zia Erika. Fa un lavoro umile e ha affrontato varie situazioni difficili nella vita, ma ha sempre il sorriso stampato in faccia e l'ammiro un sacco per questo. Circa un anno fa veniva a pulire due volte a settimana la nostra villa a Riccione ed è qui che ho scoperto che lei ha un grosso problema alla vista. Ho 5 in uno perché mi mancano 5. Metà, io vedo la 5, metà. 5 di miopia di base. Quindi praticamente lei vede tipo così. Così con delle riprese fatte di nascosto sono riuscito a farle sputare il rospo. Potrei provare a informarmi, forse lo potrei far con la mutua io. Mi sono informato io, farlo con la mutua non era possibile. Questo problema mi è rimbombato in testa tutta la notte. Devo aiutare mia zia. Così ho cercato a lungo cosa si potesse fare per risolvere il problema agli occhi insieme a mia mamma. Sicuramente, non so se la fanno a Riccione o Rimini, voglio trovare il top. E alla fine... L'operazione costa più di 3.000 euro. Va bene. E dopo tutti i mesi che ci sono voluti per organizzare l'operazione, oggi sono arrivato a Riccione per farle la grande sorpresa che le cambierà la vita. Ok, dovrebbe essere qui. E ovviamente tutto questo sarà una sorpresa. È arrivato il momento, lei non sa nulla, non sa neanche che dovrà andare a Milano, infatti sarà un disastro. Disastro dirglielo. Ma che cosa fai qui? Il piano è semplicissimo: entrare in casa sua e farle preparare i bagagli senza farle scoprire dove saremmo andati. Allora, innanzitutto, prima cosa, fai una piccola valigia in cui all'interno ci metti in cui all'interno ci metti un paio di vestiti. Che tipo? Vestiti per vivere. Ma le prime domande cominciano a venire fuori. Praticamente io esco adesso e torno. Non tardissimo. Mi sono assicurato che nessuno, neanche mia mamma, sapesse qualcosa. La mia borsa, un altro paio di scarpe, va bene? Sì, secondo me hai portato via anche troppa roba, però va bene. Io sono così. Va bene, va bene, va bene. Dai, è ora di andare, è ora di andare. Mia zia è convinta che sarà un viaggetto di solo 20 minuti dalla sua città verso Riccione. Tu entri in autostrada e sei cattolica, devi andare a Riccione? Non so se prende l'autostrada. No. Mentre io me la stavo ridendo di brutto sotto i baffi. Quindi adesso dove andiamo? Tornare indietro? Teoricamente. Ma una volta entrati in autostrada, esci Rimini Sud. Dai, sì, mi conviene fare la strada normale. Zia, sei sicura che prendo l'uscita per Rimini Sud? E lì, amore. Oh. Ma dove stai andando? Ah, mi stai pigliando per il fuoco. No, verso l'uscita, uscivo Rimini Nord. Dove stiamo andando? Forse è qua che ha iniziato a capire che non sarebbe stato solo un viaggetto di 20 minuti. Mi sa che non hai notato un cartello che abbiamo appena passato. No. C'è un ponte qui che divide due regioni. Quale potrebbe essere la regione in cui siamo entrati? Non siamo più in Emilia Romagna. Lombardia. Lombardia? Prima volta tu in Lombardia, tra l'altro. Certo. Io sto guidando dalle 14. E ancora non so dove cavolo stiamo andando. È preciso. Ma l'avrebbe scoperto solo un'ora dopo. Dove siamo ora? A Milano. E dopo quasi 4 ore di viaggio, lei della sorpresa non ha ancora scoperto nulla. Ma cos'è la porta? Eh? Wow! Bellina, eh? Sì. Le faccio vedere un po' casa mia. Spalco bello, vero? Bello, un bel posto, appartamento. Grazie, grazie. E poi qua abbiamo la camera degli ospiti. E qui è dove puoi dormire stanotte. Sì, sì, sì. Male. Inizia a salire l'ansia perché siamo praticamente arrivati, eh? Cioè io sono emozionata come una bambina. Praticamente arrivati. Primo giorno di scuola. Aspetta di vedere che cosa c'è in serbo per te, zia. Dovremmo essere arrivati, eh. Ho parcheggiato la macchina proprio davanti all'insegna della struttura in cui stiamo entrando, per provare a darle qualche sospetto, insomma, qualche piccolo accorgimento. Diversa lui della scritta sotto. Vista Vision. Ma pur leggendo il nome dell'azienda non ha capito minimamente cosa sarebbe andata a fare. Oh santi Dio. Sta aumentando l'ansia. No, cioè non puoi sta capire. Aumenta... Ma do quanto sto aumentando. Non lo puoi capire. No, non puoi capire la mia in questo momento per un altro motivo. Ah sì, io non sono solo in ansia per la sorpresa, ma anche perché c'è un enorme rischio. L'operazione, purtroppo, ha solo il 50% di possibilità di essere fatta. E tutto dipende dagli occhi di mia zia. Direi che è ora di entrare. Fermo, aspetta. Questo qui è il mio nuovo canale, quindi mi raccomando, iscriviti per non perderti tutti i nuovi video. Veramente sono, non so se spaventata. Esatto, sei spaventata quella... sì, o incuriosita? Sì, tutte e due. Oh, anche avendo il logo dell'azienda proprio davanti a lei, mia zia ancora non ha capito. Buongiorno. Allora, lei dovrebbe avere una visita tra 10 minuti, 11:30. Finché mentre lascia i suoi documenti sulla reception, legge un bigliettino da visita. Davvero strano. Oh,
Ed è proprio in questo momento che il suo cuore si ferma per un secondo. Adesso le... adesso sento la signora e ti faccio sapere. Tiene le lacrime, cerca di non piangere davanti a tutti, ma è davvero emozionatissima. Io a una roba del genere non ci sarei arrivata neanche. Vero. Ci sediamo per darle il tempo di metabolizzare il tutto. Ma ora mi vengono in mente le parole che mi aveva detto il dottore. L'operazione purtroppo ha solo il 50% di possibilità di essere fatta. Perché tu non sai perché io sono ansioso. Devo leggere che c'è scritto qua. È quello il motivo per cui sono ansioso. E se non avesse potuto fare l'operazione, se tutti i mesi persi ad organizzare le ore di guida per portarla a Milano, il segreto che nessuno sapeva, la voglia di cambiare la sua vita, fosse tutto annullato in un secondo? E manco il tempo di pensarci che... Eccolo. Stiamo per fare la prima visita in cui ci mostreranno proprio con i nostri occhi cos'è che non va nei suoi di occhi. Wow, fighissimo. Ci sono dei laser che tirano tipo delle linee guida. Queste sono le cellule dello stato interno della sua corona. Ansiosa? Pensa che guarda che c'ho più ansia di te in questo momento, non sto scherzando. Ok. Devo staccare. Ho il cuore che va a mille. Sì. Sì. Davvero? Allora, vi faccio accomodare di là in sala d'attesa e poi vi chiamo il dottore per la visita. Ah, quindi la vera visita arriva ora. E se vuoi contenere. Una reputazione. Dai, adesso almeno fai far prima la visita, va? Sì. E qua mi ha fatto capire quanto è davvero grave il suo problema alla vista. Levati gli occhiali e leggi quel cartello lì. Girati, c'è proprio un cartello. Questo? Sì, lo leggi? Ma la scritta la vedi sfocata. La scritta la vedi sfocata? Sì. Cioè uscita di emergenza non lo leggi proprio neanche se ti sforzi? No. Quel logo laggiù. Vedi un robo rosso? Vedi un robo completamente rosso? Sì. No, è un divieto di fumare. Ed è un problema che purtroppo nel tempo peggiora solamente. Il mio problema è che io ho 50 anni, non mi dovrebbe più calare la vista. E invece continua a calarmi. A un certo punto dovrebbe fermarsi. Mm-hmm. Invece no, a me negli anni ha continuato comunque a calarmi. Capito? Questa non è una buona news. Sono contentissima, veramente contentissima. Diventa qualcosa di più comodo. Che carino. Ma ora è il momento. Il dottore ci ha chiamato in studio e stiamo per scoprire se potrà o no fare l'intervento. Di fare il laser per togliere la miopia. Cioè. Sì. Lei non sapeva, lei fino a 5 minuti fa non ne aveva idea di dove sarebbe andata. Questi sono stati i 10 minuti più lunghi della mia vita. L'ansia non aiuta per nulla. È arrivato il momento di sapere la verità. L'intervento si può fare o no? Da fastidio. Fastidio? Ma cos'era, tipo un laser? Non è una luce, un flash proprio. Ah, ok, un flash. Allora, dicevamo, esistono tre tipi di intervento. C'è quello che si chiama PRK, quello che si chiama LASIK e quello che si chiama SMILE. Arrivano tutti allo stesso punto, cioè di vederci bene. Quello che cambia è il modo in cui ci si arriva. PRK ha il difetto di fare un po' male per qualche giorno dopo l'intervento. Poi c'è la LASIK, che non fa male, è un po' fastidio un pochino nel giorno in cui si fa e basta. E poi c'è la SMILE, che è un'evoluzione ulteriore degli interventi, che quella non fa male, però diciamo che non tutti gli occhi possono fare tutto, no? Ok. Qui una PRK ci sta certamente, una SMILE ci sta certamente, una LASIK è un po' i limiti, è meglio evitarsela. È però buono che puoi fare praticamente la migliore da quello che ho capito, cioè nel senso a livello di risultati sì, sono sì. Uguali però. Arrivano le carte da firmare, quelle che daranno l'autorizzazione alla clinica di fare l'intervento. Oh. Madonna santa. Che roba, eh? Madonna santa. Che roba. Però io ho un sollievo incredibile. Ma sentite quando ci hanno fissato l'intervento vero e proprio. Oh, ci hanno fissato domani l'intervento. Madonna, non ci posso credere. Domani è assurdo, eh? Mamma mia. Com'è? Andiamo a mangiare? Sì. Grazie.
Dove siamo? Siamo arrivati dove eravamo ieri. Oggi è il gran giorno, eh? Oggi è il gran giorno. Tu ora senza occhiali, no? Da vicino vedi? Da vicino vedo. Cioè, ma se io tipo, ok, togliti gli occhiali. Leggi questo cartello qui. Quella la leggo per lei. Anche qui? Grande. No. Lì non leggi? Quanti metri sei? Non sei lontanissima, eh? Adesso risolviamo questo problema. Ah, quindi questi qui sono tutti i fogli di ieri che ti sei portata ben curatamente dietro. Certo. Questi qui sono i miei occhiali. 8 euro dal Bangla. Questi serviranno dopo l'operazione. Dovrebbero poter servire se sembra in roccia. Allora, io la vedo molto dura perché non hanno protezioni questi occhiali. Ci portano al piano seminterrato per iniziare la preparazione all'operazione. Ansia a mille. Fino a quando raggiungiamo la sala laser? Ora un po' a sinistra. Madonna, ma come si vede che sto tremando? Ma te non sei agitato? Cioè, o lo nascondi benissimo o lo sei agitato? Ma perché io sono agitatissimo? No, io sono talmente contenta perché tu mi fai capire che peso che mi sta togliendo. Cioè, veramente. Bello, eh? Sì. Mi sono un po' agitato. Ho dato la cuffietta da mettere. I calzari. Adesso io cazzo il batticuore. Lei non so come faccio a trattenersi. Come sei? No. Spacchi di brutto. Mettiamo cose che succede veramente qualcosa. Io, chiaramente, sono il tuo figlio preferito. Certo. Cioè, il tuo nipote. Certo. Preferito. Ma miseria, scherzi. Ottimo, perfetto. E sistemate le ultime protezioni. Mia zia è pronta all'operazione. Allora, senta, tra 10 minuti tocca lei. Adesso okay. Si fa il primo, poi lei la seconda. Ok. Dovrà fissare una luce verde quando le diranno di fissare. Sarei la sull'attina e guarda questa luce okay. Verde. A un certo punto vedi tipo più sfocato. Mentre fissa la luce verde si crea un venticolo all'interno della sua cornea. C'è un prodotto di scarto delle gas che rimane nella sua cornea che viene riassorbito nel pomeriggio. Quindi questo pomeriggio non vede bene, domani vede bene. Lei si toglie questo reticolo, va a casa e si dà del colire da mettere, domani dovete venire a fare un controllo. Quindi abbiamo capito che oggi pomeriggio niente giro turistico di Milano. Io so che tu. Allora, io so che dura 20 secondi ad occhio. Dopo pochi minuti d'attesa, ecco che la chiamano. Buongiorno. Sì? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Adesso ti prendo il lavoro su. Di qua, venga. Dove sei andato? Dai. È andato. Con l'operazione durata leggermente per il dovuto e uno stress incontrollato dopo 20 minuti di attesa. Com'è? È normale. Per sì, qualche no. Ora c'è questo effetto. Sembrava tutto essere andato a buon fine. Come vedi ieri? Tutto cruscato. Sott'acqua. Sì, esatto. Figo però. Com'è? Secondo se mi fa. Sì, niente. Potresti essere arrivata adesso. Hai gli occhi forse un pochettino rossi, forse mio. Vabbè, forse. Sì, forse hai gli occhi leggermente rossi. Ti mettono quel robo per fartelo stare aperto. Ah, ok. Non sono ottimo verso. Quanto è durata? 20 secondi ad occhio? No, 20 no, un pochino di più. Il dottore a questo punto ci ha detto come trattare l'occhio dopo l'operazione e ci ha dato anche degli altri occhiali per proteggere l'occhio appunto dai raggi solari. Non male, eh? Non male. Anche perché forse i miei del bangladino da 8 euro non erano proprio il top. Guarda che occhialino. Guarda che occhialino. Tu ieri che dicevi? Quella è uscita con Ray-Ban. No, non bomba. Come vedi? Scuro. Molto scuro. E a questo punto ci aspetta solo di testare la sua nuova vista sul campo. Siamo. Allora, la macchina è di là, eh? Sì. Se la vedi. Sì. Andiamo. No. Questo. Ah, tipo la targa lì la leggi? Sì. La leggi? Sì. Leggi la targa? Sì. Mannaggia. FM? Non l'avrei. 8, 6, 8. Brava. Oh, stiamo facendo progressi. Ma questa senza gli occhiali prima. Tu leggi quella targa lì? Sì. No, prima non l'avresti mai letta, eh. No. Assurdo. Appena fatta. Assurdo.